là, Anto? Ehi là! Sono Antonio e riconosco oggetti. Ti faccio vedere un tavolo dove c'è la bellissima Vittoria. Cominciamo. Il tavolo dove c'è sopra la dolcissima Vittoria è tutto di stampo olandese. Grande attenzione alla sostenibilità. Fatto dallo stesso designer, ne avevo una versione anche FedEx. Composto tutto di pezzi di recupero. Il designer è Piet Heineck. Mette in piedi uno stabilimento che recupera tutto legno di scarto di gusto sperimentale. Collabora con il virtuoso Floris e fa questi vasi. Quest'ultimo ha uno studio dove fondamentalmente fa tutti i vasi con questa tecnica che si chiama estrusione, dalla quale tira fuori delle forme curiosissime. Quello che piace a me è che inventa un processo di produzione fisso e seriale, dal quale però tira fuori oggetti sempre diversi l'uno dall'altro. È la stessa tecnica sicuramente che usava Vittoria, la ragazzina che era sul tavolo nel video, quando giocava col pongo. La tecnica di estrusione è anche il comando 3D che sicuramente conoscono tutti gli architetti e i designer. Serve per trasformare un disegno da 2D a 3D. E dai Anto, estrudici qualcosa. Ecco fatto. Stessa tecnica usata da Hadrick per fare queste fantastiche panchine di super lusso. La cosa che mi fa impazzire è che in un profilo industriale estruso, spesso usato per i profili delle finestre, la parte del profilo che esce un po' storpiata viene tagliata e buttata. Invece in questo prodotto la parte accartocciata ne definisce l'estetica. Se ti è piaciuto il video lasciami un like e per tenerti aggiornato sui miei video accendi la campanella. Se ti sei appassionato mandami un video dove posso riconoscere dagli oggetti e inserirti in una delle mie storie. Comunque gli oggetti estrusi non sono tutti costosi. Sicuramente tu in casa ne hai un esempio. Vi salutiamo.